è proprio alle pendici del Vesuvio, quindi a contatto con questa distesa di lava che è il prodotto di una natura che distrugge. E poi alle pendici del Vesuvio anche il rigoglio di questo fiore, la ginestra, a cui dedicherà la sua ultima poesia, si pensa, non è certissimo, e cioè la ginestra o il fiore del deserto, che ha in sé richiami biblici molto forti. Dietro c'è il libro di Isaia con i suoi paesaggi di distruzione, ma anche di fioritura nel deserto, di cosa? Del canto, della poesia. Ancora una volta questo canto riesce a fiorire alle pendici della montagna infuocata, che rappresenta la natura nel suo processo di continua creazione e distruzione. Per Leopardi la ginestra è l'occasione per poter mostrare quanto poco Dio si interessi della sorte dei mortali. La cosa straordinaria è che questi calcoli sono fatti dentro una poesia, cioè la cosa forte sempre in Leopardi è questa, cioè quello che Antonio Preta ha definito un pensiero poetante, cioè comincia a dire, ed è difficile fare una poesia su questo, dice: guardate che se Dio uccide più, o la natura uccide più formiche che uomini, non è perché ami più gli uomini e meno le formiche, semplicemente che le formiche sono di più. Ci fossero più uomini che formiche, ucciderebbe più uomini. E in tutto questo sguardo la figura più saggia e priva di illusioni sull'idea del progresso, della felicità, eccetera, eccetera, è la ginestra, che è questa pianta umile che cresce dappertutto, che si piega ma sempre risorge e che in fondo è più attrezzata nei confronti degli scherzi della natura di quanto non lo sia l'umanità.